Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel. Dopo la lunga pausa estiva riprende la nostra rubrica Nutrizione e Benessere, che ogni settimana affronteremo temi riguardanti il cibo, l'alimentazione e il benessere in generale. E ripartiamo quindi da questo mese di settembre, che per la maggior parte di noi vuol dire fine delle vacanze, quindi rientro a lavoro per i più grandi e anche a scuola per i più piccoli. Un momento che dopo i possibili sgarri alimentari dovuti alla maggiore libertà e al voler godersi le vacanze, possono portare ad aver acquisito un po' di chili in più, oltre che essere una fonte di stress in generale, tanto da poter parlare di una vera e propria sindrome da rientro. Cosa fare quindi? Beh, se ci accorgiamo di aver preso qualche chilo che, diciamo, gli studi di mediamente ritengono tra i 2 e i 5 kg, possiamo ritornare ad un'alimentazione equilibrata, ponendo in essere delle semplici regole, ma preferibilmente facendosi seguire dagli specialisti se vi è necessità, piuttosto che seguire magari delle diete lette su internet oppure sulle riviste. Fondamentale, appunto, come dicevamo, l'alimentazione da abbinare comunque sempre alla giusta dose di attività fisica e ad una corretta idratazione. Quindi abbiamo necessità di una dieta che non solo ci faccia perdere qualche chilo, ma che sia anche disintossicante e depurativa. Quindi sicuramente dobbiamo prediligere alimenti quali i cereali integrali, i legumi, i carboidrati integrali, proteine ad elevato valore biologico, frutta, verdura, frutta secca, ed evitando invece tutto quello che è ricco di grassi, di zuccheri semplici, ma anche dobbiamo aumentare la quota di idratazione, quindi acqua, ma anche tisane ad effetto magari sgonfiante, depurativo, come può essere il finocchio, la betulla, il carciofo e così via, e diminuendo invece tutte quelle che sono quelle bevande tipo caffè oppure bevande gassate e alcoliche. È importante anche approcciarsi bene da un punto di vista psicologico al rientro al lavoro, quindi con la giusta tranquillità, la giusta organizzazione, concedendosi anche delle pause ogni paio d'ore di lavoro. Lo stesso discorso più o meno lo possiamo fare anche per i ragazzi che rientrano a scuola, a cui dobbiamo dare delle regole alimentari anche precise da seguire e da rispettare, quindi anche con degli orari più o meno precisi da in cui poter mangiare. Ovviamente anche qui, come per i lavoratori, anche per i ragazzi, se c'è necessità di essere seguiti da uno specialista che può porre in essere un piano alimentare che sia adatto alle necessità lavorative o scolastiche. Per i ragazzi cosa è preferibile far mangiare? Sicuramente una colazione che deve essere abbondante per dargli la giusta energia al mattino e avere anche la giusta attenzione nelle ore successive che trascorreranno a scuola. Quindi il latte, per esempio, un classico latte va benissimo, magari con dei cereali integrali oppure con il pane, marmellata e miele, ad esempio un frutto. A pranzo va benissimo un primo piatto di carboidrati, accompagnato da un secondo di proteine ad elevato valore biologico e un contorno di verdure, oppure un piatto unico comprendendo appunto carboidrati e legumi oppure verdure, sempre un piatto di contorno. A cena invece va benissimo un secondo piatto, quindi carne e pesce con un contorno, il pane e la frutta. Importanti per i ragazzi che magari al di fuori dell'orario scolastico fanno anche altre attività, sono importanti gli spuntini, quindi degli spuntini che possono essere rappresentati da yogurt, frutta secca, ma anche un piccolo panino. È importante per tutti questo prediligere alcune categorie di alimenti che noi definiamo antistress perché sono ricchi di triptofano, che è il precursore della serotonina, quindi l'ormone della felicità. E tra i diversi alimenti, sicuramente uno che ne è particolarmente ricco, quindi ricco anche di endorfine, è il cioccolato fondente, che come piccolo sgarro ci possiamo concedere ogni tanto. Bene, questa era
il primo appuntamento di questa nuova stagione della rubrica Nutrizione e Benessere. Vi invito, come sempre, a leggere l'articolo che troverete sul sito e sui social di Cilento Channel, così come sulla pagina Facebook dello studio. Vi invito a proporre nuovi argomenti che volete vengano trattati nella nostra rubrica scrivendo un'email a nutrizionericci@virgilio.it e noi ci vediamo la settimana prossima, sempre e solo su Cilento Channel. Ciao!